Attenzione! Questo programma non è adatto ai deboli di cuore e propone contenuti un po' grezzi. Se non reggete, spegnete la radio. Ingabbiami. I can feel you here next to me. I keep you safe and sound. As long as you can hear the beat in my chest, I'll never let you down. We walked all night. La baggiana c'è spugliosa! No, no, oggi va tutto male. Oggi va tutto male. Oggi va tutto a puttane. Veramente, cioè un'ora di ritardo. Ma cosa assurda, col rischio elevatissimo di non andare in onda neanche questa volta. Lazzarelli, ti chiedo di fare cimenti morali, perché ma per non cosa? Possiamo partire in ritardo ogni santo giovedì. Ma chiedi al comune. Ma siamo sfigato del cazzo. Ma chiedi al comune di Comiso, scusami, cioè, ho forato lì. Cioè c'era un posto grande quanto questo una casa. Questo perché impari a comunque a elogiare i fossi nelle puntate di Evolution. Ma non solo, ma mi sembra che questo è il problema. Lazzarello, per l'iniziativa adotto un fosso. Vabbè, comunque ragazzi, ora dato che siamo con un'ora di ritardo, io sono parecchio incazzato, facciamo l'appello, perché tante persone lavorano per Evolution, ma proprio tante, e cioè siamo veramente in pochi ridotti. Allora facciamo appello, vai Burrafato Vincenzo, vai presente, ok. A Zeno Marco detto Pupo. Prefette. Faccia di merda. Il Teletubbies. E non c'è. Ma come lo vedi, non c'è mai. Vabbè, quello non c'è mai, è normale. Giuseppe Terranova. E professore è assente. Ma come assente? Ha problemi con la porchetta. No, ma io ecco, ora non mi devo incazzare io che non c'è. Ora non mi devo incazzare io che entra non c'è. Entra in seconda ora. Entra in seconda ora, ma magari. Che non abbiamo una seconda ora, tra parentesi. E vabbè.
Mamma mia ragazzi, Evolution ho detto mi fa impazzire. Cioè una squadra di merda, 150 persone in onda e siamo decimati. Vabbè, meno male che c'è la sigla, vabbè, ci mette tanta allegria. Parti con la trombetta! Ci colla tutte le cose addosso. Mamma mia, giuro che questa mi sono sfogato stavolta, perché ti giuro che ero di un incazzato nero. Ciao Pupazzelli, io ti amo. Ciao ragazzi, stasera ti amo particolarmente. Ma attenzione, attenzione, perché noi sapevamo che Peppe Terranova stasera sarebbe stato assente, perché è stato il compleanno del coglione ieri, eccellenza. Sì, è stato ieri. È stato ieri. Ho fatto un messaggio di auguri che non posso proporre in onda perché è troppo volgare anche per Evolution, ma insomma rinnoviamo gli auguri e gli vogliamo dedicare invece della classica Happy Birthday to You che dedica a tutto il mondo. Cioè, Vincenzo pure ha fatto gli occhi di quello che vorrebbe Marilyn Monroe nuda che gli cantasse. Esattamente. Va bene, Pupo, cioè io avevo preparato una bella canzoncina per il nostro Peppe, la canzone della cacca, gliela dedichiamo. Ecco, così almeno poi se la sente lui e rode come un pazzo. Vai! Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia, forse un ippopotamo o forse il re di Francia. Un gran bastimento che dall'argine si stacca, forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Ma ti chiami faccia di merda? C'è qualcosa dentro che vorrebbe uscire fuori, forse prigionieri o forse sono fiori. Forse sono galline chiuse strette in una sacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Ecco, ora è arrivato il momento in cui lui ci scrive al 345-9339-370, che tra parentesi è il numero dove ci inviate i vostri audio message della linea disadattati. E ora ci arriva sicuro, tipo facce di merda, bastardi. E ovviamente il nostro pupazzino ci delizia con i suoi fantastici effetti. Bene, sono le 22.59 minuti, comincia il programma più bello del mondo. Ragazzi, Evolution come ogni giovedì sera a partire dalle 10 circa, tranne oggi naturalmente, ma attenzione perché abbiamo un'ascoltatrice talmente coraggiosa che ha ben pensato di venire in onda. Ve la presenteremo dopo. Non parlare, silenzio, non dire una parola, perché tu sei una temeraria, però ti dobbiamo un attimino gasare. Vai! E che cos'è? È un'espressione algebrica, quella che ha detto lei. Ce la vuoi spiegare? Certo che ve la spiego. Allora, più meno meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non meno meno più. O per lo meno, meno meno di meno. E l'hai pure firmato. E certo! Torna subito al tuo posto! Someone broke a chains, don't even look back at this wasted moment's scars. If you're to anybody used to be, she's not to blame, you should be treated. Be watching fall as you can see, you start the game. You tasted the pain of losing someone broke a chains, don't even look back at this wasted moment's scars. If you're to anybody used to be, she's not to blame, you should be treated. Be watching fall as you can see, you start the game.
for you, crying all your tears. Oh, you freaking eyes, forget about the past. You're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. You won't make it. It takes the pain of missing someone. What could change? Don't even look back at this wasted moment's scars. Got to anybody used to be. It's not to blame, you should be treated. You watch it fall as you can see. Stop the game. It takes the pain of losing someone. What could change? Don't even look back at this wasted moment's scars. Got to anybody used to be. It's not to blame, you should be treated. You watch it fall as you can see. Stop the game. Ma chi sei? Allora, voi tutti ascoltatori di Radio Telelocale sapete che durante notte locale intervengono le telelocaline, che sarebbero, diciamo, le ragazze pompon di Vincenzo Burrafato. Ora, vero, però, vero. No, conferma, è la verità. Conferma lei. È la verità. Cioè dillo, lui dillo conferma. Che è vero. Dillo. Certe volte arrivano, certe volte arriviamo prima noi. Ma cosa cazzo vuol dire? Non vuol dire. Vabbè, comunque noi abbiamo invece una temeraria. Messaggio subliminale. No, no. Anche perché, cioè, durante... Aspetta, scusa, cioè il Teletubbies sta arrivando. Oh, cazzo. Serio? Ma dai. Ma stai parlando serio? Ma che stai dicendo? Parlo in diretta e i messaggi arrivano. Oh, e mio sta Dio. Arrivando il Teletubbies. Cioè, se arriva il Teletubbies io spruzzo stavolta, ragazzi. Giuro che spruzzo. Ma a proposito di spruzzare, abbiamo finalmente un'ascoltatrice che si è presa di coraggio e ha deciso di venire a sfidare i ragazzi di Evolution al microfono nella tana di Radio Telelocale. Quindi ciao. Ciao Jessica, benvenuta. Buonasera. Ma che voce è? Non lo so. Che voce è? Va bene, Pupo, dato che dobbiamo aprire un angolino un po' carino, un po', diciamo... Andiamo con la base? Sì, andiamo con la tinta sessuale, dai. Cosa ridi? Vai, ce l'abbiamo? Vabbè, comunque ce l'abbiamo, stai tranquilla. E che ogni tanto c'è il computer fa le biz, come il mio amore per te. Sì. Eccola, vai, vai, vai. Sulle mani, clap your hands to the rhythm. Ma non ci credo. Vabbè, ecco, avrei capito. Sta rapamento. Sì, infatti, avrei capito. No, non vogliamo ficca togliere naso, ovviamente. Non vogliamo togliere spazio a niente garanzie. Però dato che abbiamo a quando viene tra tante salsicce una donna, comunque gasiamoci un attimo. No, ti giuro, non vediamo noi una donna col binocolo da anni. Che se no trasmettiamo da me. Sì. E il porco è diventato cieco e si è messo l'occhiale, Lazzaretto. Grazie Vincenzo, molto gentile. Beh, allora, dici un po', dato, cioè, cosa ti ha spinto a sfidarci qua, a venire nella tana del lupo? Cosa mi ha spinto? Sì, mettiti vicino al microfono, Minide. Cosa mi ha spinto? Sì, vai. Niente, sono stato invitato da te. Ma non è vero, se sì, tu l'hai scritto. Non è vero. Amore, vieni stasera. Ma in che stasera? Senso, scusami. Vabbè, comunque, io volevo parlare con te, cioè, quali sono i reali problemi di comunicazione tra uomo e donna? Reali problemi? Sì, secondo te. Di una coppia oppure... No, no, in generale, tra uomo e donna è la comunicazione. Dato che la radio è un mezzo di comunicazione. Quali sono i problemi? Sì. Che tipo di problemi hai, dico? Che problemi? No. Hai dei problemi, Jessica? Hai dei problemi, no, infatti. Ma no, l'uccellino dell'alto mare! Della comare! Il pupazzino è diabolico. Vabbè, quindi dicevi? I problemi ci sono. E devi dirlo seriamente con questo sottofondo, con questa base. Seriamente? Sì. Sì. Non lo so. Da parte della donna o da parte dell'uomo? Da parte della donna e poi dell'uomo. Da parte della donna, che problemi ci sono? Dai, però non... Cioè, è un discorso serio. Sì, infatti, io sono serissimo. Ma serio? No, dai. Vai, parla. Ma che problemi ci sono? Ma cioè, di secondo te quali sono i problemi, sì, reali, di comunicazione tra uomo e donna? Che la dura la vince. Bravo Vincenzo, mi sei piaciuto. Secondo me ci vuole più condivisione. Più condivisione di cosa? Di file? No, non tramite iCloud. Come funziona? È condivisione, se vuoi... Ma di liquid-